Amici di Diretta Sport, appassionati di volley, buon pomeriggio da San Roque, dove è tempo di recuperi per la 18ª giornata del campionato di volley Serie B con il San Roque contro Almundia Virtus Roma. Una partita importante per giocarsi le chance di playoff per la squadra di casa. Dall'altra parte anche Almundia Roma ha la possibilità di scalare posizioni, ma si deve anche allontanare dalla zona calda della bassa classifica. Le due squadre stanno per fare il loro ingresso in campo. Nel frattempo i protagonisti saranno per San Roque Curridori, Intotila, Caracchino, Testa Grossa, Pirozzi, Puggioni, Mocci, Ciccarelli, Lai, Romoli, Borghetti e Pisu, con coach Marco Franchi saldamente in panchina. Dall'altra parte la squadra ospite di coach Marco Desi avrà Luca Baggio, Berghella, Daloia, Rossi, Macchi, Finaldi, Bernucci, Assennato, Russino, Lancione, Pietro Bono, Venanzi, Pisanelli, Stirpe e Biosa. Le due squadre non sono ancora entrate in campo, fra un po' ci sarà l'ingresso, come sempre chiamati dal pubblico degli spalti. Finalmente si ritorna a giocare a San Roque dopo che si era dovuti saltare una settimana per via delle noti problemi ancora legati alla pandemia. Poi le due squadre sono tornate in campo. San Roque il 26 scorso è andato a perdere contro la capolista. Ecco le due squadre che stanno per entrare in campo con la chiama per la squadra ospite, con Daloia, Macchi, con poi il numero 7 Rinaldi, poi c'è il numero 9 Assennato, con il numero 12 c'è Lancione e poi con la maglia numero 17 del libero per la squadra ospite. Eccoli i giocatori di San Roque che stanno entrando in campo, il sestetto con Curridori, Romoli, Ciccarelli, Borghetti, Pisu, Testa Grossa, il libero come sempre e Mocci. Eccole le due squadre che stanno per giocarsi questa partita. Dicevamo quanto è importante per il San Roque giocare questa partita al meglio per cercare di staccarsi dalle zone di classifica che portano ai playoff. Manca ancora qualcosa da recuperare, mancano partite importanti ancora da giocare. Dall'altra parte Virtus Roma è in campo per rilanciarsi con un importante campionato. Le due squadre sono ormai quasi pronte per giocarsi questa partita con il primo pallone. Adesso verrà dato dai due arbitri di oggi con l'avvio di gara che viene dato per San Roque con Bruno Borghetti. Sarà il giocatore con la maglia numero 15 che darà il via a questa partita. Gli arbitri sono Crivellente, Alice e Elisa Cristanini. Eccolo qua l'avvio del match, subito con la palla per Assennato. Buona la difesa di Mocci, l'alzata non perfetta, però riesce comunque San Roque a giocare ancora questa partita. Testa Grossa a chiamare Romoli, buona la difesa di Stirpe, ancora su Assennato, ancora un'ottima difesa, poi Ciccarelli chiamato alla schiacciata, poi il muro, Curridori ancora per Romoli, ancora Daloia a salvare la possibilità, ancora per la schiacciata di Rinaldi, tenuta bene da San Roque, e poi Romoli con l'appoggio dalla parte opposta del campo, ancora Assennato, ancora grande la difesa di San Roque e poi c'è la schiacciata di Ciccarelli che porta a casa il primo punto sull'infrazione segnalata dagli arbitri a muro con le due squadre che iniziano così. 1-0 San Roque, l'1-0 è per Borghetti.
Eccolo, il giocatore in maglia numero 15 a piazzare, poi c'è il tentativo con il tocco del muro, il tocco sulla schiacciata di Rinaldi. Al servizio con numero 6 Macchi. E intanto sarà Macchi ad andare a provare la sua battuta in questo avvio di gara anche per la Virtus Roma. La tiene Ciccarelli con la ricezione, poi va anche a schiacciare, si becca il muro in faccia ancora di Rinaldi, punto di Armundia, e va a portarsi a casa il 2-1 con Macchi, che porta ancora il suo secondo tentativo. Eccolo, questa volta tenuta bene, Curidori per il capitano Romoli, mette giù il punto numero 2 Sarroc con il cambio palla con Testa Grossa, che andrà al suo primo servizio. Che quest'oggi coach Franchi ha deciso di lasciare in panchina Totila, si gioca con i due schiacciatori Borghetti Ciccarelli, qua sbaglia Testa Grossa il suo servizio, cambio punto sul 3-2 in questo primo set con il servizio che va nelle mani di Rinaldi. Prova il pallonetto Romoli, altro punto per lui, perfetta, niente da fare per Pietro Bono, ha provato a salvarla. Ed è il capitano Romoli ad andare subito al servizio sul 3 pari in questo avvio di match. La battuta al salto di Romoli, anche lui sbaglia, va a rete, secondo servizio sbagliato dopo quello di Testa Grossa, c'è anche quello di Romoli ed è assennato, che andrà al suo servizio. La ricezione Sarroc, poi qua non può salvare Ciccarelli con Romoli che ha provato a chiamare il suo numero 9, palla troppo esterna, Ciccarelli non può arrivarci in tempo, altro punto per la Virtus con il 5-3 sul tabellone. Ancora la ricezione, poi un'altra lettura sbagliata con Pisu che non può arrivare sul palleggio di Curridori, sotto lo sguardo impietrito di Marco Franchi. Non deve essergli piaciuta questa giocata. Altro pallone regalato, 6-3, con ancora assennato al salto. Stavolta la ricezione di Mocci e poi Curridori, murato in faccia da Pietro Bono. Va anche a festeggiare. Ci ha provato dalla seconda linea. Posto 2 per Romoli e qua c'è subito la necessità di un time out per Sarroc, perché è importante per coach Franchi riuscire a parlarci su in questo 7-3 con un primo break portato avanti dalla squadra ospite, che arriva in Sardegna dopo la vittoria per 3-0 contro l'Airone Tortoli. Airone Tortoli che fatica ancora in questo campionato, 0 punti per l'altra squadra sarda, mentre per il Cuscagliari il punteggio della classifica dice secondo posto, l'altra sarda Volley Sant'Antio con l'Olimpia è terz'ultima, quota 15, ma c'è Sarroc che a quota 35 è in perfetta corsa per i playoff, anche per rilanciarsi nelle posizioni altissime, ma servirà fare un'altra gara importante oggi. L'avvio non è ancora dei migliori, si vede anche in questa giocata che Romoli comunque chiude, complice anche una lettura sbagliata di assennato, ma Romoli ha trovato il campo, l'ha aggredito, e il punto numero 4 per il cambio palla.
Al servizio Matteo Ciccarelli, lo schiacciatore classe 2001, potente, ma Pietro Bono la tiene, poi l'alzata per Lancione, ancora Pietro Bono, buona la, il tocco del muro, Curridori può chiamare la schiacciata di Romoli, non c'è il tocco del muro, così dicono gli arbitri, e quindi si va sull'8-4, niente da fare per il tentativo dal posto 2 di San Rocco con la schiacciata di Romoli. Allora è Lancione che potrà andare al suo servizio, più 4 per la squadra in battuta. Regala anche Lancione il suo servizio e quindi si va con l'8-5, il cambio palla con Gabriele Pisu che può battere. Stavolta va dove deve il pallone, poi Pietro Bono mette la sua schiacciata, niente da fare in difesa per Pisu. La linea troppo arretrata per questo, per questa schiacciata. E allora è Daloia che può andare al servizio. Ciccarelli, la fucilata per Matteo Ciccarelli. Daloia non può nulla su questa schiacciata perfetta di Ciccarelli a colpire il palleggiatore della squadra romana e a mandare al servizio Fabio Curridori da un palleggiatore all'altro. Il salto di Curridori perfetto qua da Loia per il tentativo dalla posizione centrale di Macchi, c'è il tocco del muro fuori, cambio punto. Alla battuta con numero 13 Pietro Bono. Ora si va con Pietro Bono al servizio, anche lui al salto, Mocci in qualche modo, poi Curridori con una magia per salvare il pallone, cambio punto con Testa Grossa che mette giù il pallone del 10-7. Bruno Borghetti. E Bruno Borghetti al servizio, c'è il fischio dell'arbitro Crivellente. Pietro Bono questa volta da posizione centrale, Macchi si trova il muro di San Rocco, ancora Pietro Bono per Assennato, questa volta trova l'angolo più lontano dove non c'era la copertura di San Rocco. Qua va anche a parlarci su il tecnico di San Rocco con il suo palleggiatore in questa azione difensiva. Intanto Macchi ancora al servizio, 11-7 il punteggio. Trova il bacio del nastro per il punto numero 12 con Macchi che ha aiutato un po' dalla fortuna, si ritrova il pallone in mezzo al campo, niente da fare per Mucci. E allora è ancora Macchi con il più 5, questa volta Mucci riesce a prenderla e poi la chiude Romoli con una schiacciata in diagonale perfetta. 12-8 il servizio di Luca Testagrossa. Prima battuta di Testagrossa sulla rete, questa volta va più profondo, non c'è una buona ricezione, quindi il pallone è regalato ancora per San Rocco con Curridori che può scegliere, ancora Romoli che mette giù il pallone del punto numero 9. Nessuna possibilità di difesa per questa chiamata di Curridori per Romoli che ha messo sul campo il punto numero 9. Ancora Testagrossa al servizio, alza un po' di più la parabola, dà l'opportunità, una schiacciata, Ciccarelli non può difendere dopo il tocco, il suo primo tocco. Pallone che torna tra le mani di Rinaldi per il servizio, con il rientro in campo
del palleggiatore di San Rocco. Allora è Rinaldi con il suo salto. Mocci, grande ricezione, poi Romoli, sempre lì, sempre a mettere giù il pallone. Mano calda per il capitano di San Rocco. C'è bisogno della sua classe per questo avvio di match. San Rocco che torna in casa a giocare dopo tre settimane di pausa. E tanto qua c'è la schiacciata di Assennato, c'è anche il leggero tocco del muro. Cambio punto per la Virtus, che può andare al servizio con Assennato sul più 4 del al servizio Assennato. Squadra in battuta con il numero 9. Stavolta la ricezione di Borghetti e poi ancora Romoli. Sempre Romoli, sempre in diagonale ed è sempre punto. 14-11 con San Rocco che torna al servizio con Ciccarelli. Al servizio Matteo Ciccarelli. Eccolo il numero 9 del San Rocco che va a prendersi il pallone per questo servizio. Più 3 per la squadra che difende. Adesso il servizio con Matteo Ciccarelli, sempre al salto, sempre potente, ma va sulla rete, un po' falloso a San Rocco. E il terzo errore in battuta per San Rocco in questo primo set. Un solo errore per il servizio della Virtus a rete. E allora si va con il servizio per la ricezione, poi il pallonetto viene salvato dall'ottimo intervento di Assennato, ma c'è una nuova opportunità ancora per Curridori. Chiama sempre Romoli ed è ancora punto, ancora Romoli. Funziona l'asse Curridori Romoli. Romoli mette giù il punto numero 12 per San Rocco. Intanto con il servizio di Pisu si ritorna con palla per San Rocco. Sbaglia anche Pisu, quarto errore in battuta in questo primo set per San Rocco. Iniziano a essere tanti. Intanto è Daloia, il palleggiatore della Virtus, che va a giocare con il suo servizio. La ricezione di Ciccarelli, poi ancora Romoli, questa volta il muro a dire di no, chiamato di nuovo dal suo palleggiatore Romoli. E ancora una volta al secondo tentativo Romoli mette giù il punto e riporta le mani sul pallone per Curridori per il suo servizio. Ancora tre punti da recuperare per la squadra di casa in questo avvio di match un po' a rilento in questo primo set. 16-13 per la Virtus. Curridori, la sua battuta molto potente e profonda, poi lascia partire il braccio Rinaldi, tocca il muro, dice l'arbitro, con Romoli che va anche a lamentarsi con l'arbitro, che ha ravvisato un tocco da parte del muro di San Rocco. Anche Curridori a scuotere la testa. Ma tant'è che il punto viene assegnato alla Virtus, che torna sul più 4 ancora con il suo servizio. Questa volta è Pietro Bono che sbaglia. Anche Virtus regala qualcosa in battuta in questo primo set e si torna tra le mani di Borghetti con il pallone per il servizio. Il giocatore in maglia numero 15, Daloia, a scegliere ancora Rinaldi. Il muro a dire di no è stirpe per Daloia. La scelta ancora con il muro a fare buon lavoro. E allora Curridori per Ciccarelli. In qualche modo Curridori questa volta per Romoli. Se non funziona Ciccarelli a funzionare. E Romoli che dal posto 2 mette giù palloni pesanti. Più 2 ancora per la Virtus. Un punto recuperato dal San Rocco e può andare adesso al servizio ancora con Bruno Borghetti.
Daloia per Sennato, il muro di testa grossa. Altro punto per San Roque, questa volta c'è il fischio per il time out e allora noi ci fermiamo per qualche istante. In campo con il servizio che è andato adesso per la Virtus con il 18-16 con il cambio e porta Macchi fuori con il cambio e la sostituzione in campo. Tentativo adesso della Virtus di recuperare qualcosa. La ricezione di Ciccarelli che va anche alla schiacciata, demolisce la difesa di Mengolini che va anche ad uscire. E si ritorna con testa grossa al servizio. È pronto con la maglia numero 5. Testa grossa, eccolo il suo servizio, ancora a lungo, un po' falloso, testa grossa al servizio, secondo errore personale al servizio per lui. Punto numero 19 per la Virtus che va al servizio con Rinaldi, Mocci in ricezione, Curridori sbaglia questa volta il palleggio, ha un altro tentativo con testa grossa. Anzi era Ciccarelli con il suo tentativo, c'è il muro del Virtus, altro punto, altro time out, questa volta a chiederlo è coach Franchi perché ha visto i suoi in un momento non facile di gara, un primo set un po' troppo falloso per San Roque con 5 errori gratuiti al servizio contro gli unici 2 della squadra ospite, con coach Franchi che chiede ai suoi una sveglia. Sono 3 i punti da recuperare, sì, e il San Roque è in piena scia della Virtus, ha bisogno di alzare le scelte, finora ha funzionato benissimo l'asse con Romoli dall'opposto, un po' meno bene gli altri schiacciatori. Ancora indietro di punti sia Ciccarelli che Borghetti. Dall'altra parte bene finora Rinaldi e Pietrobono. Adesso proprio Rinaldi al servizio con la ricezione di Borghetti. L'apertura ancora per Romoli, sbaglia ancora la lettura. E poi Ciccarelli questa volta va a prendersi l'angolo che vale il punto numero 18. Deve salire in cattedra anche il posto 4 dove spesso c'è Matteo Ciccarelli. Adesso Romoli va anche al servizio, Daloia per Assennato, il muro poi non riesce Gabriele Pisu a salvare il pallone, punto numero 21 con Assennato che andrà al servizio. Al servizio Assennato.
eccolo il salto di Assennato, ottima ricezione di Ciccarelli che va anche a schiacciare, ma c'è il muro di Lancione, non lo supera Ciccarelli. Lancione mette giù il punto numero 22 e il servizio ancora nelle mani per Assennato. 22 a 18, si avvicina la linea dei 25 per la Virtus. C'è bisogno di un colpo di coda di Sarroc che inizia dalla ricezione di Borghetti e poi Pisu, anche lui murato da Pietro Bono. Secondo muro di fila che va appunto per la Virtus. 23 i punti adesso per la squadra al servizio. Ancora tra le mani di Assennato. Questa volta sbaglia la misura del servizio. 19esimo punto per Sarroc che avrà il pallone tra le mani di Ciccarelli. Eccolo Ciccarelli al servizio. Buona ricezione di Pietro Bono da Loia, ancora per Pietro Bono, c'è il tocco del muro, dice l'arbitro, punto numero 24. E allora si parte con il primo dei 5 set point, intanto c'è il cambio, esce Mengolini, rientra in campo Macchi, se la gioca così il coach ospite. Ancora con il servizio Ciccarelli, poi Curridori, ancora per Romoli, c'è il fischio degli arbitri con l'infrazione vista per la Virtus. In qualche modo si prende il punto Romoli, manda al servizio Pisu, primo set point cancellato. Ne restano ancora 4 alla Virtus. Pisu questa volta serve bene, Assennato troppo sotto rete, però Pietro Bono riesce a toccare il pallone, a chiudere il primo set 25 a 20. Si chiude così con l'1-0 per gli ospiti. Allora noi ci fermiamo per qualche istante, ma restate con noi per il secondo set di Sarroc Virtus Roma. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. Tornati in campo per questo secondo set con la squadra ospite che va
al servizio, forte del vantaggio di un 7-0 per effetto del 25-20 chiuso pochi istanti fa con Sarroch, che non è riuscita a recuperare una partita iniziata male. E intanto si va con Pietro Bono al servizio per aprire questo secondo set, con Mocci alla ricezione, poi ancora Romoli con il tocco del muro. C'è il primo punto per Sarroch, che muove subito il tabellone come chiedeva coach Franchi. Primo servizio del secondo set con Bruno Borghetti da posizione centrale, con Daloia che sceglie la schiacciata di Assennato, buona la difesa e ancora Romoli, questa volta la tiene il libero stirpe, poi c'è il fischio da parte dell'arbitro per segnalare un'infrazione, c'è Pietro Bono che chiede scusa ai avversari con il punto a Sarroch e ancora Borghetti al servizio. Ancora stirpe, Daloia a scegliere Rinaldi, un po' troppo sotto rete, c'è il tocco leggero del muro di Sarroch e poi con una veloce Macchi mette giù il punto che vale il cambio palla, 2-1 sul tabellone. Ancora Macchi che andrà al servizio, più uno Sarroch in questo avvio di secondo set. Tanto sì, necessità di pulire il campo con i due giovani mappers del Sarroch, Mattia e Sofia. Intanto si va adesso con il servizio che andrà nelle mani di Macchi appena saranno finite le operazioni di ripulitura nel campo con la Virtus, che deve difendere il primo set portato a casa con questo set vinto. Sono 28 i set vinti dalla squadra romana contro i 41 persi dall'altra parte Sarroch, 40 i set vinti finora in campionato, 23 quelli persi con quello di oggi, 1.8 il quoziente set per Sarroch, che viaggia un po' a rilento in questo 2022, ma va a mettere giù il punto numero 3 per riportare al servizio Luca Testagrossa. Dicevamo che in classifica la squadra di Sarroch è al quinto posto con 16 giocate, tanto sbaglia, tanto c'è il tocco e quindi si va con il punto per Testagrossa, che si fa perdonare dopo gli errori nel primo set, va a portare a casa il punto numero 4, preziosissimo al servizio per riaggiustare la sua battuta che funziona anche adesso, però il muro di Sarroch finisce fuori, c'è il cambio punto, però c'è il più 2 per Sarroch con il servizio e le mani di Rinaldi. Che lo regala a Sarroch, c'è il punto per il cambio servizio, 5-2 per Sarroch, rientrata in campo più decisa rispetto al primo set con Romoli che va a piazzare lungo il suo servizio, la salva benissimo la difesa, poi ancora Romoli con l'aiuto del nastro, Daloia sceglie ancora Rinaldi, il pallonetto, Curridori a salvare e allora l'opportunità ancora per Romoli con il tocco del muro che questa volta finisce fuori, niente da fare per Lancione, punto per Sarroch che vale il più 4. Allora si va sul time out e allora ci fermiamo anche noi per pochi istanti.
Ecco le due squadre che stanno rientrando in campo dopo il time out chiesto dalla squadra ospite, che è dietro di 4 punti. Adesso Daloia ancora per la schiacciata di Assennato, questa volta la schiacciata vincente. E Assennato dopo il punto va a prendersi anche il servizio profondo con la ricezione di Borghetti e poi ancora Romoli che fa partire il braccione che vale un altro punto. La carica del capitano di San Roque che riporta sul più 4 la squadra di casa. Matteo Ciccarelli. Intanto Ciccarelli che va a battere profonda, Stirpe riesce a fare un'ottima ricezione, poi Assennato, ancora Mocci in difesa per Borghetti, Murato, ancora Corridori, Mocci sceglie ancora il capitano, questa volta non trova il giusto timing con il pallone, Romoli che fa anche autocritica, più 3 per San Roque con il pallone che va nelle mani di Lancione per il suo servizio. Ciccarelli a ricevere, poi Borghetti fa partire il suo diagonale in mezzo al campo con il punto numero 8 per Bruno Borghetti. Alla battuta con numero 17 Gabriele Pisu. Ed ecco con il pallone che va nelle mani di Pisu, il centralone di San Roque, che può battere per questo turno al servizio, più 4 per chi attacca, Loris Stirpe, poi Daloia con il tentativo che va a buon fine di Macchi, preso in controtempo la difesa. Al servizio con numero 3 Daloia. E allora sarà Daloia il palleggiatore del 2002, 1,83 centimetri per Daloia, che qua deve solo guardare Corridori che mette il pallone giù per il 9-5. Prese in controtempo la difesa della Virtus con Corridori, ottima lettura da parte sua in questa circostanza. Va al servizio ancora Fabio Corridori. Daloia non può niente, Pietro Bono sbagliato il palleggio di Daloia, Pietro Bono rincuora il suo palleggiatore, 5 punti di vantaggio per San Roque che torna al servizio con Corridori. Palla profonda, gli arbitri la vedono fuori, in effetti il pallone anche se di poco non ha colpito la riga, Corridori ha provato a forzare per portarsi via punti dal servizio, finora c'è riuscito testa grossa in avvio di secondo set, qua Ciccarelli in ricezione, poi Romoli murato da Macchi, 7 per la Virtus, 10 per San Roque. Al servizio Pietro Bono. Si è alzato il muro di Macchi. 1,94 per il numero 6 della Virtus. Si sono sentiti tutti qua al muro. Allora ci riprova Corridori. Però questa volta nessuno di Roma può mettere le mani su questa schiacciata di Romoli, porta a casa l'11° punto, torna al più 4 per San Roque con Borghetti al servizio, Stirpe, poi Daloia per Rinaldi, ci ha provato in qualche modo Mocci, pallone che comunque finisce a terra, cambio palla 11-8
Ed è di nuovo Macchi che andrà al servizio. Il numero 6 di Roma, la va a ricezione e poi ancora per Romoli, che continua a tenere altissime le sue percentuali in schiacciata, tornato nella sua posizione di opposto per il capitano della Sarroc, che porta a casa il 12° punto, rimette in mano a testa grossa per il servizio, che Stirpe va in ricezione, poi Daloia per la fucilata di Assennato, palla giù, niente da fare per Borghetti, punto per la Virtus Roma. Al servizio Rinaldi. Simone Rinaldi, l'opposto, classe 93, che va al servizio. Mocci in ricezione, Curridori sceglie Ciccarelli, scelta perfetta, così come la schiacciata di Ciccarelli, punto per lui, punto numero 13 per Sarroc, che ha rimesso in carreggiata la partita in questo set. Finora sono salite le percentuali al servizio, così come quelle in schiacciata. Ci prova Rinaldi dalla seconda linea, Romoli può solo respingere, ancora Daloia per l'altro tentativo di Assennato, poi Ciccarelli, ancora il muro, controllato fuori, punto per Sarroc, 14-9. Al servizio Riccardo Romoli. Di nuovo Romoli al servizio. Ancora battuta float lunga per Stirpe, che apre poi per la schiacciata di Assennato, ottima la difesa, poi Mocci non riesce a salvare il pallone. Borghetti ha provato in qualche modo a tenere l'ottima schiacciata di Assennato, che va anche a prendersi il servizio. Curridori ancora per Romoli, questa volta Rinaldi con la difesa e poi a pulire il campo con la schiacciata di Pietrobono, punto Virtus con Assennato, che può restare al servizio. Al servizio Assennato. Si stringe verso la linea di fondo la difesa di Sarroc, ma Assennato sbaglia tutto. Allora cambio punto per Sarroc, che può andare al servizio con Ciccarelli. È pronto Ciccarelli con il suo servizio, questa volta troppo lungo, errore per lui in battuta. Cambio punto con Lancione, che può andare a battere. Concentrazione di Lancione per il suo servizio. Mocci ricevere, poi Borghetti, il muro a sporcarla, poi Daloia ancora per Rinaldi dalla seconda linea, ancora muro Sarroc, Mocci, l'apertura per Romoli, l'ottima difesa di Rinaldi, che va anche a schiacciare. Mocci prova per Borghetti, pallonetto, allora è Daloia per la schiacciata, questa volta di Pietrobono, non riesce Romoli a salvarla, 15-13. Altro punto rosicchiato a Sarroc per la Virtus Roma, che resta ancora sotto nel punteggio di 2 punti, ma riporta Lancione al servizio. Ancora Lancione, palla profonda per Mocci, Curridori per Romoli, la sporca il muro e poi niente da fare per la difesa di Assennato, punto per Sarroc,
che strappa anche il servizio e lo manda nelle mani di Pisù, uno dei veterani di questa squadra, Gabriele Pisù, insieme al capitano Romoli, giocatori con più partite tra le spalle di San Rocco. Intanto Macchi la schiaccia giù, punto per la Virtus con il centrale di Roma, Giacomo Macchi. Tanto Daloia tiene Borghetti, poi Romoli assennato, grande difesa, poi Stirpe, Rinaldi che può appoggiarla, Remocci a rialzare per Corridori, poi Borghetti, ottimo la giocata di Borghetti, non aveva la possibilità di andare in schiacciata, ha piazzato invece il pallone con la difesa aperta di Roma e si torna con Corridori ancora al servizio. Stirpe, poi Daloia, l'appoggia per Pietrobono, c'è il muro però va fuori, era salito in cielo Borghetti per murare questa schiacciata, pallone che è uscito fuori, quindi ancora Pietrobono, potente, la tiene comunque bene Ciccarelli, Romoli, questa volta Stirpe, non riesce a salvarla Pietrobono. Punto San Rocco che si appoggia molto al proprio capitano Romoli, che in questa partita è tornato a comandare con la sua classe, la sua esperienza. Romoli, giocatore che ha visto anche campi importanti. E allora con San Rocco che riparte sul 18-15, Rinaldi, Corridori non riesce a difendere bene, non era facile. Punto per la Virtus che resta comunque aggrappata, tanto c'è il cambio, torna Mengolini in campo con Macchi che lascia il campo ed è proprio Mengolini a giocare il suo servizio. Ciccarelli a ricevere e poi anche a schiacciare, c'è il tocco del muro, mani fuori, palla del 19 per San Rocco, 16 ancora per gli ospiti, con Testa Grossa che andrà al servizio. E intanto c'è il time out e allora noi ne approfittiamo per qualche istante. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. Ecco la battuta di Luca Testagrossa, profonda, con la ricezione di Pietrobono, poi il tentativo di schiacciata non è andato a segno di assennato, però c'è il muro con Corridori che non può salvarla. Allora il punto per la Virtus, 19-17. Rinaldi al servizio con il suo salto, poi la ricezione, poi Ciccarelli in schiacciata profonda sulla riga, punto per San Rocco, con Ciccarelli sta riuscendo a trovare più continuità nelle sue schiacciate,
sta provando a servirlo di più in questo set. Curridori con Romoli adesso al servizio. La ricezione poi da Loia, ancora per Assennato. Mocci, grande difesa, poi Curridori sempre per Ciccarelli, questa volta il muro a respingere. Mocci ancora per Ciccarelli con il tocco di Daloia, lancione per Rinaldi, Curridori, allora è Mocci che deve alzare per Romoli dalla seconda linea. Rinaldi, difesa, Daloia, ancora Rinaldi, ottima la difesa del capitano di San Rocco. Ciccarelli può schiacciare, c'è il tocco del muro, scambio lungo chiuso dalla schiacciata di Ciccarelli che fa a toccare il muro per il punto numero 21. Lo scambio più lungo del set finora portato a casa da San Rocco con il cambio per la Virtus. Entra con numero 2 Berghella, con numero 8 Rinaldi, è uscito, è entrato Berghella con il numero 2, mentre entra anche Luca Baggio con il numero 1. Tanto adesso si deve controllare che sia tutto corretto da parte degli ospiti che hanno messo in campo due nuovi volti: Luca Baggio, lo schiacciatore classe 95, e Filippo Berghella al palleggio al posto di Daloia. Tanto con Romoli, ecco lo stirpe, subito Berghella per Assennato, il muro e poi la schiacciata tentata proprio da Baggio. Ma c'è ancora San Rocco con Ciccarelli che va a toccare le mani di stirpe. Ciccarelli che porta a casa un altro punto fondamentale per San Rocco. Ciccarelli, lo dicevamo, stava trovando il ritmo giusto in partita. Curridori lo ha capito e lo sta scegliendo con più continuità, soprattutto con Romoli al servizio, l'ennesimo. Adesso è Berghella con un'altra schiacciata e la doppia difesa di Mocci, poi ancora un'opportunità per San Rocco. Curridori per Ciccarelli, altro muro, ma il punto è ancora di San Rocco con Ciccarelli ancora una volta dominante al posto 4. Pallone che va ancora per Riccardo Romoli. Berghella ancora per Assennato, altro muro di Pisu Ciccarelli. Adesso va Romoli che però non riesce a trovare dalla seconda linea le mani del muro. Punto per la Virtus Roma. E va Assennato, schiacciatore romano, a battere sul 23-18. Tanto si potrà riprendere a breve per il servizio del numero 9 Assennato, pronto alla battuta con San Rocco. Difendere bassa con Borghetti in ricezione, poi il braccione di Romoli frutta un altro tentativo con Curridori, ancora per il Pisu, questa volta letta bene questa veloce con il muro di lancione che va a prendersi il pallone, anzi ancora Assennato. Altro punto per la squadra ospite. E allora coach Franchi dice che bisogna parlarci su, ci prendiamo un istante di pausa anche noi. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce. Thank you.
servizio col numero 9 assennato. Eccolo assennato al servizio alla uscita dal timeout chiesto da coach Franchi dopo un piccolo recupero della Virtus, che va ancora con un potente servizio, però è Romoli che va a prendere le mani giuste del muro. 24-19 e adesso i set point sono tutti per San Rocco. Se la va a giocare con Puggioni, coach Franchi, che entra in partita anche lui per la prima volta a giocare il primo dei 5 set point a disposizione per San Rocco. A Puggioni, buona la sua battuta, Berghella non può trovare il campo, lo trova Curridori che mette giù il punto numero 25, e allora 25-19 per San Rocco, che ritorna in partita e fa 1-1. Ci prendiamo qualche istante di pausa e poi torneremo qua per il terzo set. Qua si ritorna in campo per il terzo set, 1-1 finora le due squadre, con il 25-20 del primo set per la Virtus Roma, il 25-19 per San Rocco nel secondo set, e adesso con il pallone che è già nelle mani di Bruno Borghetti si partirà con questo terzo set con la squadra di casa ad avviare le ostilità. Eccolo qua il servizio con la ricezione, poi Daloia a portare la schiacciata, poi ancora con Romoli, la buona difesa ancora del palleggiatore della Virtus, niente da fare per Rinaldi. Daloia sbaglia per un attimo, ma Macchi recupera, trova il pallone che vale il punto per Roma. Testa grossa chiedeva un intervento dell'arbitro, niente da fare per le richieste del giocatore di San Rocco, quindi 1-0 per la squadra che va a battere con Macchi. Ciccarelli, poi Curridori, ancora per Ciccarelli, sporca il muro Pietro Bono, poi ancora il tocco di Rinaldi, Curridori ancora per Ciccarelli, non è facile, però riesce con una magia a mettere il pallone sulle mani del muro avversario e poi pallone giù per l'1-1. Al servizio Luca Testagrossa. E allora sulle applausi del pubblico che spinge San Rocco con Testagrossa al servizio, Daloia ancora per Rinaldi, ottima difesa di Curridori, poi il pallone in profondità di Romoli, poi la schiacciata, c'è il tocco, dice l'arbitro tra le proteste della squadra di casa, con il capitano Romoli che va a parlare con gli arbitri, che non cambiano idea, hanno individuato un tocco della difesa e quindi il punto che va per la Virtus. Mocci con Curridori, ancora per Romoli, questa volta Rinaldi non può niente sulla diagonale di Romoli, stavolta il punto è tutto di San Rocco. Daloia ancora per la schiacciata di Lancione, fermata, e allora ci riprova anche Ciccarelli che va fuori, troppo profondo il suo diagonale, così ha visto l'arbitro di sedia Crivellente, altro arbitro è Elisa Cristanini con il servizio ancora per assennato.
ricezione di Borghetti, poi corridori, ancora per Romoli, il muro con l'ottimo salvataggio di Mocci, allora l'altra schiacciata di Ciccarelli, secondo grande salvataggio della Virtus, terzo tentativo ancora per Romoli, questa volta fermato da Rinaldi, sempre corridori, la scelta ancora per la schiacciata, il pallonetto di Ciccarelli assennato fuori ritmo dalla seconda linea, palla fuori, punto per San Roque, in qualche modo è arrivato il punto per San Roque che ci ha provato in tre occasioni a chiudere le ottime difese della Virtus che non molla di un centimetro, deve faticare sulle seconde e terze palle anche San Roque, tanto Ciccarelli al suo servizio da Loia per Lancione, a veloce dalla posizione di centrale per Lancione, è casa sua il capitano della Virtus Roma che va a portarsi a casa il punto numero 4, va a prendersi anche il servizio. Tocco del nastro, Pisu poi lo serve anche i corridori, da un centrale all'altro funziona anche la schiacciata di Pisu come quella di Lancione poco fa, punto numero 4 con Pisu che andrà in battuta. Eccolo il servizio con tocco, poi c'è il tocco secondo l'arbitro e poi c'è anche il punto di San Roque. Era stata per la Virtus la buona ricezione di Stirpe, poi l'errore con San Roque che va a prendersi il punto, ancora Pisu in battuta, ancora profondo, troppo profondo, palla che va fuori. Cambio punto, si torna in parità con Daloia. Al servizio Daloia. Eccolo Daloia con Borghetti, corridori, non può schiacciare Ciccarelli. Daloia per la schiacciata di Rinaldi. Funziona la schiacciata in diagonale. Verso un'occasione San Roque con l'errore tra corridori e Ciccarelli, ne approfitta Rinaldi per mettere il pallone del 6-5, ancora la ricezione di Ciccarelli, poi Romoli con l'ottima difesa di Daloia, Macchi può solo rimandarla dall'altra parte, Ciccarelli per la schiacciata di Borghetti, murato da Rinaldi, 7-5, altro piccolo allungo per la squadra ospite con Daloia che andrà al servizio sull'errore. Riesce a trovarla la palla Ciccarelli e poi Borghetti, non c'è il tocco del muro. 8-5 più 3 e allora c'è il time out per San Roque e anche per noi. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. La battuta per Daloia con il pallone
che va a mettere in campo Daloia, un ace per lui, il primo ace per la Virtus, arriva nel momento peggiore per San Rocco, all'uscita dal timeout con coach Franchi, che non è riuscito a dare, avere la possibilità per mettere in campo le idee che avevano provato nel timeout. Ci prova adesso Borghetti con ancora un'ottima difesa, l'opportunità bloccata sul nascere dall'arbitro Crivellente per l'infrazione della Virtus. 9-6 con San Rocco che resta comunque in scia, più 3 per la Virtus, con Curridori a provare subito con il suo servizio. Buona ricezione, prova a far partire il braccione Rinaldi, c'è il tocco del muro, punto per la Virtus. Pietro Bono andrà al servizio. Al servizio Pietro Bono. Tutto pronto per il servizio di Pietro Bono con il salto, Mocci a ricevere e poi Romoli tenuto ancora da Lancione con Assennato, poi ancora Pietro Bono, la possibilità per Rinaldi, ancora Mocci, vediamo Curridori a chiedere a Romoli lo sforzo con il tentativo estremo di Daloia prima e Pietro Bono poi, niente da fare, pallone che finisce a terra e quindi il settimo punto per San Rocco, che va a prendersi anche il pallone con Borghetti, che potrà andare al servizio. Si viaggia sempre a distanza di 3 lunghezze tra le due squadre. Pietro Bono, poi Assennato, Mocci, grande difesa, poi Curridori per Romoli con il muro di Assennato, muro vincente, punto numero 11. La Virtus che si carica da questi dettagli, il punto a muro efficace era Assennato in questa circostanza. Allora Mocci con Curridori che può scegliere questa volta Ciccarelli, tocco del muro fuori e allora punto numero 8. Adesso continuano a funzionare da qualche scambio le scelte dei due palleggiatori, cercare gli schiacciatori giusti. Ora è Testa Grossa che sbaglia il suo servizio, ancora falloso Testa Grossa al servizio, palla regalata a Rinaldi che può andare a battere da sinistra con Borghetti, buona ricezione, poi Curridori per Romoli, il tocco del muro, palla fuori, punto San Rocco, punto numero 9 e si torna al più 3 per la Virtus. Al servizio con numero 14 Riccardo Romoli. Eccolo Romoli, palla lunga con la ricezione di Stirpe, poi Assennato, non riesce il muro di Pisu, palla che finisce fuori, cambio punto 9-13. Al servizio Assennato. E va Assennato al servizio. Lo schiacciatore 1,97 centimetri per lui, li ha fatti vedere anche a muro. Tanto ci sono anche le indicazioni del coach Dasi, però Assennato qua sbaglia. E allora San Rocco a ringraziare. Si torna con il meno 3 per la squadra di casa, che andrà a battere adesso con Matteo Ciccarelli, chiamato spesso al schiacciata. Palla tiene comunque bene la ricezione della Virtus, che però deve guardare adesso la schiacciata di Romoli con il tocco del muro,
Lancione non riesce a metterla dall'altra parte, punto per San Roque che va a mangiucchiare un altro punto con Ciccarelli che torna al servizio. E quando entrano i servizi potenti e profondi di Ciccarelli arrivano anche punti importanti per San Roque, che va adesso ancora sulle mani del suo numero 9. La tiene Pietro Bono, poi ci prova Lancione, ma è ancora appunto per San Roque, ancora sull'ottimo servizio di Ciccarelli, ancora un punto guadagnato, si va sul meno 1 con San Roque che vede Matteo Ciccarelli a una sola lunghezza la squadra avversaria, ce l'ha lì nel mirino del braccio di Matteo Ciccarelli, che torna al terzo servizio consecutivo, ancora al salto, sempre profondo, qua Stirpe alla ricezione, poi Rinaldi tenuto benissimo da Romoli, chiamato anche a far partire il suo braccio, grande difesa di Assennato, poi Pietro Bono con in qualche modo ci ha provato a salvare tutto. Corridori, niente da fare con il cambio punto, però ha funzionato il servizio di Ciccarelli, ha riportato più vicino la squadra ospite, 12-14 con ancora il servizio, la ricezione di Ciccarelli, corridori, letto benissimo da Pietro Bono. Pietro Bono quasi a entrare nella testa di Fabio Corridori, a leggergli il tentativo, muro perfetto, e quindi punto numero 15, si ritorna con il più 3. Va il capitano della Virtus, questa volta chiamato fuori il pallone, Ciccarelli lo lascia andare, punto per San Roque con Pisu che andrà in battuta. Al servizio Gabriele Pisu. Palla per Assennato, poi Pietro Bono con il muro di testa grossa, palla giù a terra che vale il 14-15. Testa grossa ci ha messo le sue mani per bloccare la schiacciata avversaria, 14-15. Al servizio Gabriele Pisu. Ancora Pisu al servizio, ancora una battuta piazzata con Stirpe, un po' in difficoltà, Pietro Bono con Romoli, questa volta non è fattibile salvarla per San Roque, ci ha provato testa grossa con Corridori, palla è andata fuori. E allora 14-16 con Daloia, il palleggiatore della Virtus, che va al servizio con il punteggio che dice più 2 per la squadra ospite, che è tornata a comandare dopo il primo set, quasi a un rimbalzarsi tra le due squadre, il primo set appannaggio della Virtus, il secondo per San Roque. Questo terzo set è tornato in mano alla Virtus, ma San Roque ci mette le mani di Romoli, fare 15-16, l'opportunità per ricucire il divario con Corridori al servizio. Difesa di Pietro Bono, poi la schiacciata, l'ottima difesa, poi il pallone ancora toccato da Romoli che trova il punto del 16 pari. Romoli va a leggere perfettamente il momento, a mettere il pallone nel angolino profondo dove non c'era la difesa della Virtus, a portare a casa il punto che vale il pareggio. Romoli oggi sta facendo davvero male alla difesa della Virtus, che prova adesso con Rinaldi, c'è il tocco del muro, ma anche quello di Ciccarelli,
Allora Romoli deve rimandare dall'altra parte, va Stirpe, da Loia, prova con la schiacciata, ma è ancora testa grossa insieme a Borghetti a fare punto con il muro a due per il sorpasso della San Rocco, che va proprio sul time out anche per noi. Eccolo Fabio Curridori con il pallone tra le mani per il sorpasso messo a segno poco fa con il 17-16 per San Rocco, che va adesso anche con il suo capitano a parlare con l'arbitro. È tutto pronto con Curridori con il pallone tra le mani. 17-16, Stirpe da Loia, il muro, allora la schiacciata ancora di Romoli, diagonale perfetto, 18-16, adesso è tornato anche l'entusiasmo ai ragazzi di coach Franchi, che stanno trovando il campo avversario da tutte le parti. La Virtus ha avuto un leggero calo in questa fase e ne ha approfittato subito San Rocco per piazzare il sorpasso e poi un mini allungo. Curridori non trova però il suo servizio, finisce a rete 18-17, ma c'è stato l'ottimo recupero della squadra di casa con Pietro Bono, che adesso avrà la possibilità di mettere il pallone nel campo opposto. Mocci per la ricezione, poi la schiacciata tentata da San Rocco, poi Rinaldi, ancora l'opportunità per Mocci al palleggio per Borghetti, niente da fare, c'è il punto del 18 pari per la Virtus. Ancora Pietro Bono, non trova il giro giusto nella alzata per la sua battuta. E allora punto numero 19 per San Rocco, che va al servizio con Bruno Borghetti. Più uno per la squadra in maglia giallo-blu con Borghetti, poi Stirpe con Daloia che prova con Rinaldi. Questa volta le mani del muro fuori con il tocco. Cambio punto, 19 pari. E Lancione a dare la carica ai suoi con Macchi che va al servizio. C'è il cambio scelto per far entrare Mengolini proprio per Macchi. Allora è Mengolini che può andare al servizio. Ha provata tante volte coach Dassi questa azione con il cambio in battuta. Mocci in ricezione, poi a Romoli con la schiacciata, non c'è il tocco del muro, uno dei pochi errori di Romoli, forse nel momento meno adeguato, ma tant'è che c'è il sorpasso del Virtus, ritorna a mettere la testa avanti per il più 1, 20-19. Ma sbaglia tutto Mengolini, non riesce a mandare il pallone dall'altra parte. Mengolini che si riaccomoda in panchina. Pallone tra le mani di testa grossa, adesso si gioca punto a punto in questo set che diventa importantissimo per le due squadre. Ottimo il servizio di testa grossa, Curridori per la schiacciata di Ciccarelli.
niente da fare per il muro ospite. Punto numero 21, Matteo Ciccarelli. Al servizio Luca Testagrossa. E facciamo un applauso alla nostra map. E intanto con il più uno per San Rocco si va con il pallone ancora nelle mani di Testagrossa per il suo servizio. Palla troppo profonda, non trova la riga di fondo. 21 pari. Al servizio va Rinaldi sul 21 pari. Ottima ricezione di Borghetti e poi la schiacciata in campo aperto di Matteo Ciccarelli. Anche lui sta funzionando stasera con il 22-21. Al servizio Riccardo Roboli. Romoli per Stirpe, poi Taloi assennato, tenuta benissimo da Mocci. Corridori sceglie ancora il suo capitano. Stirpe fa una magia per salvarla, poi Rinaldi, Romoli, Borghetti a salvarla, ancora Romoli. Ottima questa giocata del San Rocco con assennato, il pallonetto tenuto, magia anche di assennato con il piede, si allunga ancora il gioco. Ciccarelli, Stirpe a salvare ancora, Daloia per assennato, ancora la difesa di Borghetti, corridori per Romoli, c'è il tocco della riga per Romoli che chiude una giocata davvero importante per San Rocco. Si porta a casa il 23esimo punto, la squadra di casa che va anche adesso al time out in un momento importante del match sul 23-21, uno pari finora il punteggio dei set con San Rocco che ha faticato molto anche in avvio di terzo set fino alla metà, poi c'è stato il sorpasso e è tornato anche l'entusiasmo per la squadra di casa che adesso conduce con due punti di vantaggio in questo set, anche a chiudere l'ultimo punto in uno scambio lunghissimo con dei salvataggi importanti da una parte di Borghetti, dall'altra di Lancione. È assennato, ma a mettere il punto esclamativo sul punto precedente è stato l'uomo che è qua in battuta con il pallone in mano, Riccardo Romoli, sbaglia però il suo servizio. Per un attimo Stirpe stava andando a toccare il pallone, richiamato dai suoi compagni. Infatti Stirpe va a congratularsi con i compagni, il libero della Virtus con assennato, con il pallone tra le mani. Borghetti in ricezione, corridori per la schiacciata ancora di Ciccarelli. Posto 4 caldissimo per San Rocco, come le mani di Matteo Ciccarelli che andrà anche al servizio. E intanto si rivede in campo anche Floriden Totila con il cambio per Bruno Borghetti. Fin qui buona la prova di Borghetti, si è visto poco in schiacciata, grande lavoro in campo per il numero 15. E adesso un'altra bocca di fuoco del San Rocco con Totila in campo. Ciccarelli subito profondo e allora è Pietro Bono sporcato dal muro. Mocci per corridori, chiama subito Totila per il punto del numero 3 che entra e si fa subito vedere con il 24-22, il 25-22 a chiudere il set proprio quando era importante trovare tutte le energie importanti per mettere il sigillo in questo set. Finisce così 25-22 il terzo set, 2-1 San Rocco. E allora noi ci prendiamo una piccola pausa.
campo per il quarto set con il San Rocco in vantaggio per 2-1 con il 25-22 portato a casa proprio pochi istanti fa sul punto di Intotila, appena entrato in campo a chiudere sul 25-22 il terzo set con adesso l'apertura del quarto con il pallone tra le mani di Pietro Bono. Vamucci subito in ricezione, Curidori per Romoli, Stirpe la tocca, poi Daloia per Assennato, la palla dall'altra parte, c'è una richiesta di un'infrazione, arriva il fischio degli arbitri con il primo punto che va per San Rocco e si va con il servizio di Intotila. Daloia per Rinaldi, Mocci in qualche modo non riesce, testa grossa, a salvarla. Punto per la squadra ospite con Macchi che andrà al servizio. Al servizio Macchi. È pronto Macchi al servizio. Palla profonda, troppo profonda, con il pallone che esce fuori sotto gli occhi di Mocci. Due a uno con testa grossa, pronto al servizio. Fa Stirpe, allora è Daloia a cercare il palleggio per Assennato, il salvataggio, anzi no, di testa grossa, così dice l'arbitro Crivellente. Testa grossa si lamenta, non cambia il giudizio degli arbitri. Vanno anche a richiamare Romoli. Allora Rinaldi con il pallone tra le mani, non c'è una buona alzata, poi però riesce a ritrovare il ritmo, a mettere il pallone con Totila per Romoli, la schiacciata di Romoli, il punto in diagonale per il capitano del San Rocco, 3-2, palla in mano ancora a San Rocco. E al servizio per San Rocco, Riccardo Romoli. Pronto Romoli dopo il servizio, anche dopo il punto, anche il servizio con Daloia adesso ad alzare ancora per Assennato, fuori ritmo, punto numero 4 per San Rocco, niente da fare per la schiacciata di Assennato, ancora Romoli con il pallone tra le mani per il 4-2 in apertura di set. Assennato in ricezione, Daloia per Rinaldi, piega le mani di Mocci, Rinaldi porta a casa il punto, 4-3, cambio punto con Assennato, andrà a battere per il suo turno con il punteggio ancora sul 4-3. Curridori per Pisu, mette giù il punto numero 5. Cambio San Rocco. Tanto con il pallone che torna tra le mani di Ciccarelli. Eccolo il servizio profondo. Poi Daloia a chiamare Rinaldi, la difesa del capitano Romoli che va anche a schiacciare, Stirpe ancora lui, Daloia ancora per Rinaldi, ancora l'opportunità per Curridori per la schiacciata
di Romoli, niente da fare per il duo Lancione Pietro Bono, il loro muro è fuori, 6-3, altro punto per San Rocco, allunga più 3 per la squadra di casa. Ciccarelli che andrà al servizio. È pronto Ciccarelli con la sua battuta al salto. Stirpe, allora è Daloia. Il primo tempo per Lancione, niente da fare. Poi Totila piega le mani del muro. Florida Totila, 7-3 più 4 San Rocco. E allora time out e ce lo prendiamo anche noi. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. Eccoci tornati in campo, 7-3 il punteggio, più 4 per San Rocco con il pallone tra le mani di Matteo Ciccarelli. Con il suo salto va preso da Pietro Bono, poi va anche a schiacciare, palla che viene toccata dal muro, anzi no, punto diretto per la Virtus con la schiacciata di Pietro Bono, mentre Lancione va al servizio sul 7-4 per ancora San Rocco. Ciccarelli, Curridori, il palleggio per Romoli, sporca il muro, la salva Lancione, Daloia da Rinaldi per il suo tentativo dal posto 1, e allora è Romoli, pallonetto Daloia. Pallone che non può essere controllato da Pietro Bono, ci mette le mani Pisu a sporcare insieme a Curridori il pallone, 8-4 con Gabriele Pisu che va al servizio. Stirpe in ricezione, Daloia per Pietro Bono, questa volta non riesce il muro per San Rocco, punto per la Virtus che porta a casa il quinto punto, e Daloia di nuovo al servizio. Ciccarelli per Curridori, poi in Totila, murato il numero 3. Allora è Curridori che sceglie Romoli dalla parte del posto 2 con Stirpe adesso ad alzarla per Rinaldi, deve rimandarla dall'altra parte. Mocci, Curridori per Ciccarelli, perfetta la schiacciata di Ciccarelli. Dovunque si trovi Ciccarelli oggi riesce a trovare lo spiraglio giusto anche dalla seconda linea. Allora Curridori che va a battere sul 9-5. Stirpe riesce a fare un'ottima ricezione, poi la schiacciata vincente di Rinaldi in faccia a Curridori, punto per la Virtus con Pietro Bono che andrà a battere sul 9-6, con San Rocco che continua a essere davanti. È ancora lunga in questo set. Mocci, ricezione, Curridori, Pentotila, salva tutto Stirpe, ma c'è un'altra opportunità per San Rocco. Curridori, ancora Pentotila, il pallonetto che va a finire in pieno campo, niente da fare per Rinaldi, punto per San Rocco, 10-6, l'ottima lettura di Totila chiamato da Curridori.
E il numero 3 va a battere anche per il suo turno in servizio. Stirpe con Daloia, ancora per Assennato, questa volta non riesce la difesa di Mocci. Cambio punto per la Virtus Roma, 10-7 il punteggio. E Macchi ad andare al suo servizio. Macchi con il pallone su Mocci. Corridori per testa grossa, questa volta Rinaldi legge bene. Assennato, ottima difesa di Mocci, poi Ciccarelli, non semplice, ma oggi gli riesce tutto, anche il tocco delicato per andare soltanto dalla parte del campo dove serve. Niente da fare per la difesa di Roma. Palla giù, punto per San Roque, 11-7 con Luca Testagrossa di nuovo a battere. Assennato Daloia, poi niente da fare per il tentativo di lancione, fuori tempo. E allora, punto ancora per San Roque, 12-7. No. Più 5 adesso per San Roque con la Virtus Roma, che deve ritornare con la testa nel match. L'aiuto arriva subito da testa grossa, che sbaglia il suo servizio proprio quando c'era da azzannare la preda. Testa grossa sbaglia il suo turno in battuta, 12-8. Sempre a distanza la Virtus, che va adesso al servizio profondo. Romoli, pieno il campo con il pallone che va giù, profonda la schiacciata di Romoli, palla del 13-8, il capitano di San Roque che torna al servizio. Daloia, ancora Assennato, grande difesa di Ciccarelli che va anche a schiacciare, niente da fare per Rinaldi. E allora il punto è ancora per San Roque, punto numero 14, ancora un punto per la squadra di casa. E c'è un altro time out, e allora noi ci fermiamo anche per un istante. Torna in campo per il 14-8 con la squadra che adesso deve andare al servizio in vantaggio ampiamente con Romoli, che mette il pallone per la schiacciata adesso di Assennato, una difesa ottima di Ntotila, poi Rinaldi murato da Ciccarelli, palla che finisce fuori, punto per la Virtus che esce dal timeout con il punto portato a casa, 14-9 con Assennato che può andare al servizio. Assennato con la sua battuta potente, profonda, Ciccarelli e poi la schiacciata di Daloia, perfetta, niente da fare per Mocci. Assennato con le sue battute fa male alla difesa di San Roque, si è visto adesso con qualche difficoltà in ricezione di Ciccarelli sull'ottima battuta del giocatore in maglia numero 9 della Virtus. Virtus che dicevamo in fase di presentazione ha 18 partite giocate, 5 vittorie e 13 sconfitte. Top
Assennato va ancora Assennato, questa volta Ciccarelli riceve benissimo, poi Romoli, Murato, salvataggio di Intottila, ancora Ciccarelli in schiacciata, Stirpe, perfetto, poi il muro di San Rocco, nuova opportunità per Rinaldi che va a segno con Romoli e Intottila che non si capiscono, pallone sporcato, punto Virtus che si avvicina ancora, questa volta è più 3 per San Rocco con Mosci che va a scuotere i suoi compagni. San Rocco ferma a 14 da un po', e allora Assennato ci riprova ancora con la sua battuta profonda, potente, Romoli al servizio e questa volta la schiacciata, e questa volta il muro di Lancione può solo sporcare il bolide che esce dalle mani di Romoli. San Rocco che si riprende il servizio dopo l'assolo di Assennato che è riuscito a mangiare, recuperare punti importanti. Adesso è Ciccarelli che vuole rispondere con il suo di servizio al salto, la tiene Pietro Bono che va anche a schiacciare, Mocci la difende, poi Corridori deve rimandare dall'altra parte, sbaglia tutto Corridori, palla che finisce fuori, 15-12 intanto, pronto a rientrare in campo Borghetti, esce Ciccarelli, così sceglie coach Franchi, prova anche lui a cambiare le carte con Borghetti che tanto bene ha fatto nei primi due set e mezzo. Dopo, soprattutto nelle azioni di ricezione e in difesa, molto più presenti in fase d'attacco Romoli e Ciccarelli finora, adesso anche con l'ingresso di Intottila dalla fine del terzo set. Allora Mocci, Corridori, ancora per Intottila il tocco di Macchiamuro, allora Rinaldi la schiacciata, Romoli che osserva il pallone uscire fuori, l'arbitro ha visto il tocco sulla riga, Romoli si arrabbia, così come la panchina del San Rocco. Tanto il secondo arbitro che va a parlare con l'arbitro di sedia per capire effettivamente se c'è stato o meno il tocco della riga, diciamo ancora la scelta con l'arbitro di sedia Crivellente che dopo aver parlato con l'altro arbitro Cristanini hanno deciso di cambiare la decisione, così adesso Cristanini sta parlando proprio con il coach della Virtus per spiegare la decisione. Anche Romoli era convinto del pallone fuori, tanto il pallone che finisce fuori, ci sarà modo attraverso le nostre immagini poi di rivedere per chi vorrà questo punto contestato dalle due panchine con l'arbitro che poi ha deciso per il punto di San Rocco che vale il 16-12 con Pisù. Il tocco Pietro Bono, la salva Assennato, poi Rinaldi addirittura schiaccia, Borghetti a salvare, Corridori per Romoli, la schiacciata di Romoli, niente da fare per Rinaldi, palla finisce in terra, 17-12. Al servizio Gabriele Pisù. Ancora Pisù in battuta, più 5 di nuovo per San Rocco. Pisù sbaglia il suo servizio, allora è Daloia. Pronto il palleggiatore della Virtus, testa grossa che va anche a schiacciare, non la tiene Stirpe, testa grossa mette giù punto numero 18
si torna ancora più 5. San Roch che piano piano si avvicina al suo di traguardo, con Curridori adesso in battuta. C'è da soffrire ancora per la squadra di casa con il servizio peso da Pietro Bono, poi Macchi, fermato Curridori per Romoli. Pietro Bono la salva, opportunità schiacciare, ma c'è il muro di Luca Testagrossa a chiudere ogni varco insieme a Antotila. Punto per San Roch, 19-13. Al servizio Fabio Curridori. Allora i Curridori che va al suo tentativo al salto, questa volta troppo esterno il suo servizio, palla direttamente fuori, cambio punto, pallone che va tra le mani di Pietro Bono, può battere sul 19-14 con il pallone che arriva adesso nelle mani del numero 13 della Virtus, Davide Pietro Bono, l'opposto classe 92, mette giù il pallone. Ntotila la schiacciata, diagonale perfetta di Floride Ntotila, 20-14, pallone che ritorna nelle mani di San Roch e ritorna nelle mani proprio di Ntotila, con Borghetti che lascia il campo per Ciccarelli cercare di capitalizzare in zona offensiva. Comunque Borghetti ha fatto il suo anche in questo set, dove c'era stato un momento di sofferenza con il recupero da parte della Virtus che poi si è trovata di nuovo in dietro adesso di 5 punti per effetto del muro fuori di San Roch, con il pallone che non andrà nelle mani di Macchi perché c'è il cambio con Mengolini che ritorna, un must verso fine set questo cambio per coach Dassi, con il cambio tra il numero 6 e il numero 11. Numero 11 Mengolini che va al servizio adesso, Mocci non bene la sua ricezione, però c'è il recupero e poi la schiacciata di Romoli, schiacciata fuori, punto per la Virtus Roma. Pallone ancora tra le mani di Mengolini che andrà al servizio, il secondo consecutivo con il più 4 per il San Roch. Adesso c'è un altro time out in questa partita con le due squadre che si stanno giocando questo quarto set, più 4 per San Roch. San Roch che con i suoi 35 punti in classifica è distante solo 4 lunghezze dall'altra squadra sarda, il Cus Cagliari. Il campionato è saldamente nelle mani della Roma Volley, con le 17 partite giocate dalla capolista, 16 vittorie e una sola sconfitta per la squadra, l'altra squadra romana. Dietro c'è grande lotta, grande bagarre tra Cus Cagliari, Roma 7 Volley, poi Lazio, ma anche San Roch. Queste le prime 5 della classe, il distacco poi della sesta in classifica. Tanto Ciccarelli con Mengolini che va a tenerla da Loia per Assennato, il muro di Testagrossa, 21-16. Punto fondamentale con il muro perfetto. E intanto altro cambio, entra Pugioni, esce Testagrossa, con Pugioni che va al servizio. Testagrossa oggi non tanto efficace al servizio, ed ecco allora Luca Pugioni, schiacciatore classe 99. Daloia per Rinaldi, la sporca il muro, la salva in qualche modo proprio Pugioni e poi sbaglia tutto. La Virtus che regala il punto a San Roch,
ma c'è la magia di Puggioni che ha fatto una grande giocata difensiva per salvare e poi anche la Virtus che si deve mangiare le mani. Intanto esce Assennato, entra con il numero 1 Baggio, torna ancora Luca Puggioni al servizio sul 22-16. Pronto per il servizio il numero 7 di San Roque. Questa volta troppo lungo il suo servizio. Cambio punto, 22-17. Si torna con il cambio, fuori Puggioni, dentro di nuovo Testa Grossa. Testa Grossa che però deve riaccomodarsi in panchina perché è tornato in campo Mocci a difendere sul servizio di Rinaldi. 22-17 il punteggio con la Virtus che ci prova adesso con il servizio di Rinaldi, troppo lungo, 23-17. Anche Rinaldi è stato efficace per gran parte di gara sul servizio. Adesso a sbagliare sul 23-17. Romoli la piazza con Baggio che in qualche modo la tocca. Allora Mocci con la schiacciata di Intotila, la tiene bene Pietro Bono che va a schiacciare dalla seconda linea, malissimo perché il pallone va fuori e allora arrivano i match point per San Roque, ne ha tanti, sono addirittura 7. Il primo si gioca sempre sul servizio del capitano Riccardo Romoli. Sbaglia Romoli, 24-18, finisce il primo, si perde il primo set point, match point, ma ce ne sono ancora altri per San Roque che va a difendere la schiacciata di Baggio. Non c'è bisogno di giocarla perché sbaglia Baggio direttamente dal servizio, finisce 25-18 e finisce 3-1 per San Roque che torna alla vittoria. E allora dal parziali 20-25, poi 25-19, 25-22, 25-18 per il San Roque e di nuovo vittoria. Allora per noi di Directa Sport è tutto, un saluto e un ringraziamento e a presto per il grande volley con San Roque. Thank you.